Ciao a tutti, vi auguro una felice e fortunata nuova giornata. Da oggi vedrete nel video alcuni piccoli cambiamenti visivi, spero vi piaccia, sarò molto grato di ricevere i vostri commenti e suggerimenti per un migliore editing video. E ora inizia a guardare i segni oggi. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 30 gennaio 2021. Oroscopo Vergine di oggi. Giornata avaro di successi e soddisfazioni. Luna malmostosa, in dodicesima casa, che dissecca temporaneamente la fonte della creatività e chiude i cordoni del cuore, lasciandovi a rimuginare sui vostri errori e sulle lezioni esistenziali non comprese. Punto. Premio di consolazione il lavoro, sempre impegnativo di sabato, ma anche e a metà pomeriggio avete espletato tutte le vostre mansioni, volendo da fare ne avete a go-go. Dall'agenda per la prossima settimana, al training al nuovo collega che ancora stenta a destreggiarsi con le nuove incombenze. Punto punto punto. Splendide idee per il bricolage. Punto di forza nel weekend che vi attende, mente acuta e mani abili fabbricheranno meraviglie. Punto. Astro tarocco del giorno per Vergine. Fante denari rovesciato. Un giovane amico di cui avere poca fiducia, talvolta disonesto, con la tendenza a mentire. Un giovane corteggiatore che adula ma senza avere reali intenzioni di un vero rapporto. Molto denaro potrebbe essere sperperato, collaboratori giovani infedeli e disonesti. Possibili cattive notizie che vengono da molto lontano. Punto. Non sprecate le occasioni che vi si presenteranno per incontrare chi non vedete o sentite da tempo. Non siate polemici e fate in modo da mettere le persone a loro agio. Punto. Oggi potreste essere raggiunti da notizie piacevoli e inattese. In campo sentimentale sentirete una nuova energia, che oltrepassa ogni immaginazione, per iniziare a cambiare la vostra situazione. A patto che recidiate ogni legame con il vostro passato. Punto. Ottime possibilità che incontriate una persona che non vedete da tempo. Ci sarebbero anche molte cose da chiarire con questa persona, ma, per il momento, sarà meglio soprassedere. Punto. Buona salute, alta vitalità. Due lavoro catturerà tutta la tua attenzione. Una relazione personale si farà più intensa. Rimanda tutte le cose noiose. Assumiti le tue responsabilità e non rimandare più una situazione che non è partita proprio con il piede giusto. Punto. Giorno ideale per acquistare un gioiello, un quadro o altro oggetto di valore. Sarai attratto dalla buona tavola e da tutto ciò che è caro e lussuoso. Punto. Contate fino a 10 prima di fare una sfuriata di cui potreste pentirvi. Dedicatevi a qualche hobby per sfogare l'ansia che vi sta creando qualche problema di troppo. Punto. Discussioni sul lavoro, parte delle quali inutili e noiose. Non badate alle critiche che oggi vi verranno rivolte. Anche per chi studia oggi potrebbero esserci discussioni soprattutto nel primo pomeriggio. Punto. Marte e Giove sembrano incrociarsi generando un flusso positivo nella vostra vita. Soprattutto i nati di venerdì potranno approfittare di un grande giorno. Gli altri saranno chiamati a scelte decisive per il loro futuro. Punto. In questa giornata ci potrebbero essere delle novità molto importanti nel campo lavorativo e questo potrebbe anche incutere in voi un certo timore per quello che avverrà in futuro. Punto. Dall'esterno poi vi verranno dati degli input che vi serviranno a comprendere le persone che avete vicino e considerarne la lealtà. Punto. Fate in modo che i vostri desideri siano chiaramente decifrabili, solo così troverete un partner attento e disponibile, pronto a esaudire i vostri desideri. Punto. Le persone single non saranno deluse dalla giornata di oggi, perché avranno conosciuto persone interessanti o comunque gettato la base per nuovi incontri destinati a dare buoni frutti in futuro. Punto. Profilo dei transiti abbastanza discreto quest'oggi con qualche intralcio dovuto a Nettuno che tende a mettere ostacoli, comunque superabilissimi, sul vostro cammino. Punto. Infatti, l'insieme delle forze ottimistico, creativo, razionali, Urano, Plutone e Luna, è dalla vostra parte e vi consente successi in diversi settori della vostra esistenza. Punto. Nettuno all'opposizione ormai lo avete e ve lo terrete ancora per un pezzo. Perciò rassegnatevi a questo parente distratto, che oggi comunque non vi crea guai né particolari distrazioni. A vostro favore Mercurio in sesta casa, il lavoro vi consola dalle scaramucce amorose e familiari, che urtano la vostra sensibilità. Punto. Amore ed Eros,
Il grande amore del giorno sono i vostri pelosetti, che vi consolano del ricordo tormentoso di un ex. Quattro zampe simpaticissimo, ma come facevate a vivere prima senza una cane o un gatto in casa? Punto. Per voi si prospettano buone notizie per l'amore, oggi, 30 gennaio 2021, le stelle favoriscono i sentimenti e il mese si chiuderà con Luna e Marte dalla vostra parte. Capitolo lavoro. Nell'ultimo periodo ci sono state troppe spese o dissidi. Parlatevi con colleghi e superiori e trovate una soluzione. Punto. La Vergine può prepararsi a vivere un weekend di forza. È tanta la voglia di tornare in pista e fare ordine nella propria vita. Anche l'amore può tornare in auge e si avrà una buona lucidità mentale per capire l'andamento di una storia. Punto. Oggi darà il via a un weekend decisamente forte. Tu avrai molta voglia di tornare in pista, di fare ordine nella tua vita e chiarire anche le incomprensioni nate in passato. L'amore tornerà in auge. Se ci sarà da capire l'andamento di una storia, potrai fare leva anche su una buona lucidità mentale. Punto. Provate a non mentire in questa giornata. Quando vi chiederanno qualcosa e voi non vorrete seguirla. Se non volete fare un favore, cercate di spiegarlo nel modo più semplice possibile. Punto. Potreste avere le vostre ragioni, ma non saranno comprensibili, se ci girerete attorno, senza mai esprimervi in modo compiuto. Se poi la vostra è soltanto mancanza di empatia, allora sarà giusto che si facciano una opinione negativa su di voi. Punto. Il duo Marte, Urano molto complice vi unisce in modo speciale, particolarmente emotivo, alla persona amata quest'oggi. Sappiate apprezzare i doni di intensa fusione che lo zodiaco vi regala, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 al 30 del mese di agosto. Punto punto punto. Chi di voi abbia invece il cuore ancora libero, può navigare in acque tranquille e, tra i tanti porti che toccherà, sarà fiducioso di attraccare presto in una zona sentimentale di serena sicurezza, specie se nasce nella terza decade. Punto. Lavoro e denaro, il pensiero corre già a un importante appuntamento professionale fissato per la prossima settimana o a un progetto interrotto bruscamente, a cui rimettere mano con più serenità, valutandone le possibili modifiche, dopo il prossimo weekend. Libero sfogo al potenziale creativo. Punto. Associate l'efficienza, l'abilità, la competenza, tutte caratteristiche distintive del vostro segno, con la determinazione, la forza di volontà, l'ambizione di chi vuole arrivare in alto. Punto punto punto. A infondervi queste intenzioni sono i due pianeti dell'affermazione razionale e creativa dell'io, Urano e Plutone, in transito nel Toro e Capricorno. Segni che vi favoriscono incondizionatamente, specie se il vostro compleanno si festeggia nella prima e terza decade virginea. Punto. Benessere, in ottima forma, permane solo quel filo di stanchezza che nemmeno una giornata nella natura o in piena libertà riesce a cancellare. Per il resto tutto a posto, buona armonia psicofisica, mantenetevi in salute, indossando ogni giorno colori pastello e un cristallo a scelta tra citrino, quarzo rosa o acquamarina. Punto. Per lei, di ecologia non parlate soltanto, agite, denunciando con esposti tutto ciò che non va e dando per prima il buon esempio. Punto. Per lui, mal di schiena traditore, ma con l'informazione giusta e un genuino interesse per la salute risolvete alla grande anche senza la chimica. Punto. Colore delle emozioni, ocra. Punto. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 6. Benessere, 7. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.